Amici di Wild Hunters, salute a voi e ben ritrovati a questa nuova puntata della rubrica One Man Band dedicato ad un argomento che sta a cuore a molti di voi, e cioè riguarda la cultura venatoria. Noi sappiamo che negli anni la cultura venatoria italiana soprattutto si è tramandata di padre in figlio o di nonno in nipote. E a supporto di questo abbiamo avuto delle riviste specializzate storiche che hanno fatto veramente la storia del giornalismo venatorio, non solo in Italia ma anche in Europa, come Diana Armi, Cacciapalla e molte altre riviste del genere, ma soprattutto queste. Riviste con le quali ho avuto il privilegio negli anni scorsi di collaborare per lungo tempo. E questa cultura poi ha avuto anche come supporto, ma più limitato, i libri sulla caccia. E l'editoriale Olimpia, e oggi purtroppo fallita, ha determinato sicuramente una buona diffusione di ottimi libri sulla caccia. Tuttavia, dobbiamo ammettere che il soggetto di questa tipologia di caccia in questi libri era sempre la caccia nostra e la caccia che più in generale si svolgeva in Europa. Quindi abbiamo avuto poco apporto tecnico e tecnologico su invece tipologie di caccia che si svolgevano all'estero, che avrebbero potuto dare degli spunti notevoli, anche soprattutto a livello culturale, quindi tecnico del cacciatore italiano. Io infatti qualche anno fa mi sono preso la briga di tradurre i libri più belli di caccia mai scritti, a livello appunto internazionale, mondiale, e ho aperto un sito internet appunto che si chiama libricacciaepesca.com, dove appunto potete trovare qualche eccezionale libro di cacciatori meravigliosi e i più grandi cacciatori che sono apparsi sulla terra. Vi consiglio di leggerli perché ci sono tantissime nozioni che possono accrescere notevolmente il vostro bagaglio sia tecnico che culturale sulla caccia, perché sono uomini che hanno dovuto cacciare in condizioni limite, in condizioni estreme, e che hanno anche inventato delle tecniche tutte particolari e degli artifici che ancora oggi possono essere attuali e utili a chi caccia di selezione, a chi caccia al cinghiale, anche in battuta, perché no? E quindi ve li consiglio anche per una questione proprio di cultura e di piacere personale vostro. In questo primo appuntamento, sui libri più belli, d'accordo, di caccia, vi spiegherò quali sono e perché. Ho fatto una top 10, d'accordo, in questa prima parte vedremo dal numero 10 al numero 6. E nella seconda parte andremo a vedere invece quelli che sono i top 5 di questa top 10, quindi i più grandi di tutti. Allora, al decimo posto ho messo a ex aequo due libri dello stesso autore. Quest'autore è John Pondoro Taylor. Pondoro significa leone in lingua venda. E era un cacciatore straordinario, un uomo che ai suoi tempi, sto parlando dei primi del Novecento, cominciò a sperimentare fucili e cartucce, anche da un punto di vista balistico. Era un cacciatore d'avorio, era un cacciatore di bufali e di leoni e di elefanti che distruggevano i raccolti o le mandrie di mucche e di vacche, e quindi era un cacciatore un po' sui generis. Era un uomo a cui piaceva fare un tipo di caccia molto vario, e soprattutto nell'ottica di capire le armi e le munizioni e i calibri. Ed è stato il primo in assoluto a scrivere dei libri che ancora oggi sono attuali al 70-75%, e questi due titoli sono Big Game and Big Game Rifles e African Rifles and Cartridges.
Sono libri che io purtroppo non ho potuto tradurre perché sono libri di migliaia di pagine, con illustrazioni, disegni a mano, pensate che la macchina fotografica ancora non c'era, ma sono libri straordinari e purtroppo molto 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 costosi perché si comprano addirittura oggi all'asta quelli originali. Poi c'è una casa editrice che si chiama Safari Press, che sta in California, che li ha riproposti al pubblico in nuove edizioni, però sono molto costose. E però chi di voi se li può permettere o chi mette da parte un po' di soldini nel salvadanaio, glieli consiglio perché vi si aprirà un mondo, non solo per la caccia grossa, ma anche qui si parla di calibri piccoli, quindi per la caccia alle antilopi, ai facoceri, che possono essere spunti utili per la caccia che facciamo qui oggi da noi al capriolo e al cinghiale. E devo anche dirvi questo, che il grande valore sta nel fatto che all'epoca non c'erano i cannocchiali, quindi si sparava con le mire metalliche e non c'era tutta questa disponibilità di munizioni sul mercato, quindi si avevano o full metal jacket o solid, che dir si voglia, delle soft point, e questo vi aprirà un mondo su quello che erano le radici della nostra caccia a palla, d'accordo? E li metto ex aequo. Al nono posto invece abbiamo un libro di un ex presidente degli Stati Uniti che si chiamava Theodore Roosevelt, che era un grande cacciatore, e questo libro si chiama African Game Trails. Si tratta di più che un libro di caccia, un libro che racconta le avventure, un'avventura di un safari che aveva condotto lui, non solo a scopo venatorio, ma soprattutto scientifico, per arricchire i musei di storia naturale degli Stati Uniti. Adesso vi faccio vedere la copertina, è un'immagine di Theodore Roosevelt di questo safari. Eccola a voi. Si tratta di un safari in Africa che Theodore Roosevelt insieme a suo figlio intrapresero appunto come ricerca scientifica, perché ai tempi non c'era internet, non c'era ancora la possibilità per le persone di conoscere la flora e la fauna, e quindi lui intraprese un safari lunghissimo che è durato anni. E ebbe come guida di caccia il famoso Selous, Frederick Selous. Era un safari che aveva centinaia di persone a supporto, tra cui alcuni scienziati, biologi dell'epoca, e tra l'altro anche la National Society e il National Geographic, per raccogliere animali, piante, e tutto quello che poteva riguardare la scienza. Quindi ecco perché è importante leggere questo libro, perché si imparano quali sono le radici della cultura che riguarda la natura legata anche alla caccia. Infatti lui fu sempre un appassionato di tutta quella flora che costituiva cibo per gli animali, per cercare di capire tutte le correlazioni. E questo è un libro che consiglio, purtroppo non esiste tradotto in italiano, esiste però in inglese, ma ha un costo piuttosto contenuto. Io lo sto traducendo, non so quanto ci metterò perché sono anche lì quasi 1.000 pagine, e scritte in un inglese non facile da tradurre, e quindi quando sarà pronto ve lo dirò. Ma è un libro che chi conosce l'inglese tra di voi glielo consiglio vivamente, proprio per l'importanza storica e scientifica che ha, legata sicuramente anche alla caccia, perché no? All'ottavo posto c'è un libro bellissimo, Le avventure di un cacciatore di elefante di Jim, detto Jim Sutherland. Un personaggio incredibile, di un coraggio viscerale, era un cacciatore di elefanti e d'avorio, che finì ucciso, avvelenato,
in maniera anche un po' maldestra da una tribù per questioni legate a fatti economici e personali, e morì infatti dopo atroci sofferenze, anni dopo, 2 anni dopo questo avvelenamento, proprio per le conseguenze. Ed era un personaggio che è importante scoprire, e questo libro è disponibile, l'ho tradotto, perché ci riporta in un'Africa che non conosciamo molto bene. Lui infatti frequentava luoghi veramente remoti e che sono ancora oggi remoti, sono rimasti remoti perché caratterizzati da grandi malattie, da situazioni, cibo impossibile da trovare se non la carne di elefante. Quindi ha vissuto e ha cacciato è stato uno dei primi a cacciare con un calibro enorme, che era il 577 nitro, con risultati, non, a leggere il libro, non tanto perfetti. Ed è questo forse un aspetto importante sulla balistica, legata agli estremi, no? Quando si porta la balistica agli estremi, quindi all'elefante, e infatti ebbe numerosi incidenti. Ma era un uomo estremamente coraggioso. E anche molto rude, se vogliamo, ma buono al punto giusto da aiutare anche tantissimi dei suoi uomini, dei suoi indigeni che lo portavano in giro per quei luoghi estremamente remoti. Ecco, il libro è importante perché vi fa conoscere una parte della storia della caccia e un luoghi ancora oggi sconosciuti ai più. Al settimo posto invece abbiamo un altro libro di Pondoro Taylor, che anche questo l'ho tradotto perché era un libro fondamentale, che si chiama Mangia uomini e razziatori. Si tratta di un libro di Pondoro che ha dedicato a tutti quegli animali, in particolare leoni, bufali e elefanti, che in un modo o nell'altro finivano per uccidere, per entrare in contrasto con l'uomo, con le coltivazioni soprattutto e con i bambini e le donne, e quindi uccidevano gli indigeni che cercavano di proteggere le loro mandrie, la loro agricoltura di sussistenza. E a quei tempi non c'erano le ATC che pagavano i danni, e come non ci sono ancora in Africa, quindi questo è un discorso un po' ampio. Ecco, lì c'è da rendersi conto proprio di questo, di come funzionavano e come ancora funzionano quei luoghi dove le devastazioni di certi animali portavano a delle conseguenze molto tragiche. E quindi lui si faceva scrupolo di andare a salvare la scarsa economia, l'economia di sussistenza di queste persone. E è un libro improntato anche sui rapporti umani fra i bianchi dell'epoca e i neri. Leggendo queste avventure di Taylor ci si rende conto quanto questa questione del razzismo sia stata esageratamente gonfiata, d'accordo? Perché molti dei bianchi che vivevano in quei tempi in Africa erano più amici che nemici dei neri. C'era un discorso di appropriazione quasi indebita delle loro terre, delle loro risorse da parte dei governi colonialisti, ma la gente, il popolo bianco che viveva lì, cercava sempre di avere un rapporto più che dignitoso con le popolazioni locali perché aveva tutto da guadagnare, come imparerete leggendo questo libro. E quindi ecco un libro importante anche da un punto di vista sociale, d'accordo? Sociale e storico. Bene, adesso andiamo a vedere invece il libro numero 6. Il libro numero 6 riguarda uno dei libri che Ernest Hemingway definì come un capolavoro. È un libro di Jim Corbett che io ho tradotto, e tra l'altro per chi poi acquista questo libro regalo anche il film inedito sul leopardo di Rudra Prayag. Era un leopardo che uccise più di 100 persone in questo distretto dell'India e che impegnò per moltissimi anni Jim Corbett e molti altri cacciatori che cercarono di fermarlo. Era una vera incarnazione del demonio perché sfuggiva anche fortunatamente ai fucili e alle trappole che gli venivano
messe addosso. Ecco, è una storia rocambolesca, è una storia importante per chi vuole imparare cos'è il coraggio di un uomo, di un cacciatore, fino a che punto si può spingere un cacciatore con il proprio coraggio e la propria determinazione per salvare tante vite umane. Se vediamo i mezzi di cui disponeva quest'uomo, questo gentiluomo, Jim Corbett, oggi ci fa riflettere. Come, con che cosa affrontava tigri e leopardi mangiatori di uomini, stando a terra, seduto ad aspettarli al viottolo di notte al buio, con una luce a petrolio, molti cacciatori di oggi si renderebbero conto che quello che facciamo noi a caccia, ci sembra chissà che cosa, ma in realtà non è nulla. Quindi un libro che è un bagno di umiltà, per molti cacciatori che si sentono degli eroi sul nulla. E questo ve lo consiglio soprattutto per riprendere un certo tipo di dimensione umana e venatoria, per forgiarci e per renderci conto che cos'è oggi la caccia e che cos'era ai tempi del nonno del nostro nonno. Bene, allora ragazzi, ci vediamo per il prossimo appuntamento con la rubrica One Man Band, dedicato alla top 5 dei libri di caccia più belli mai scritti.